è appena partita in Francia una protesta davvero unica nel suo genere, per la verità molto più bestiale del solito. Ed è meglio che le autorità, per contenere gli eventuali disordini della manifestazione, si armino di tutti gli attrezzi necessari per la tosatura. Proprio così, perché è stato appena dato il via alla prima transumanza di protesta della storia, in occasione della quale un gruppo di una cinquantina di allevatori farà sfilare il proprio bestiame contro l'innesto di un microchip elettronico. La misura, diventata obbligatoria dal 2010, è stata da subito criticata aspramente dai pastori, secondo cui i burocrati parigini non avrebbero mai visto un gregge in vita loro, se non qualche volta in televisione. Partita da Mornan, a sud-est della Francia, la singolare marcia si concluderà davanti alla prefettura di Valence, capoluogo del dipartimento della Drôme, dove a zoccolo duro gli ovini difenderanno a muso alto i propri diritti. Oggi le pecore portano già due anelli di plastica, uno a ogni orecchio, che servono a identificare l'animale e la sua provenienza, dati più che sufficienti secondo i furenti allevatori in marcia, che chissà potrebbero voler difendere la privacy delle greggi. L'iniziativa ha dato il via all'assegnazione dei più curiosi nomignoli agli animali, da pecore super digitali a 00 gregge. Persino i loro padroni sono in procinto di diffondere un documentario sull'argomento dal titolo Montone 2.0. La foule qui se lève à chanter, vive le 14 juillet.